Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, finalmente torno con un nuovo video e soprattutto con un video attesissimo da tantissimi di voi perché vi spiegherò la soluzione dell'enigma impossibile. Ho un po' di sole in faccia, quindi spero che non dia fastidio nel video. Comunque, oltre a dirvi la soluzione, ovviamente vi dirò anche chi è stato il vincitore, ovvero la prima persona che è riuscita ad indovinare entrambi i codici. Citerò in realtà anche le persone che sono state subito dopo di lei perché dovete sapere che il codice è stato indovinato da molte persone a pochi minuti di distanza. Prima di tutto voglio ringraziarvi perché siete stati in tantissimi a partecipare all'Enigma, letteralmente migliaia di persone. Per me sono stati dei giorni davvero belli perché si è creata proprio una bella situazione. Si parlava di questo Enigma sui social, su tantissimi gruppi, la gente appunto si è messa insieme per cercare di trovare le soluzioni. E poi mi scrivevate in continuazione per chiedermi se cose che avevate visto nel video potevano essere riconducibili alla soluzione o erano a caso. Insomma, c'è stato davvero tanto interesse, quindi sono contento. E sicuramente in futuro farò altri enigmi, magari anche con modalità un po' diverse. E anzi, magari nei commenti scrivetemi anche se appunto volete vedere altri enigmi così in futuro. Ah, è vero, ragazzi, mi sono dimenticato, attaccherò questo pezzo all'inizio. Prima di iniziare questo video, voglio dirvi che il 7 aprile, sarò da AssoK, il negozio di magia di Varese, e sarò lì per fare un raduno in cui presenterò il mio mazzo di carte, le Aureas, e farò un firmacopie, quindi sarà una bellissima occasione ovviamente per fare magia, conoscersi, scambiarsi idee, insomma sicuramente sarà una bella giornata, quindi spero partecipiate, vi ricordo la data è il 7 aprile, vi lascio comunque tutte le info in descrizione, ma detto questo vi spiego la soluzione. Il primo indizio che avevo dato era un indizio esplicito e vi dicevo di non dare nulla per scontato, tra poco capirete perché. Prima parliamo invece del video vero e proprio dell'enigma. Il primo indizio nascosto che si poteva trovare grazie al video era la parola iniziali. In realtà trovare questa parola non era affatto semplice. Infatti, in realtà non appariva magari da qualche parte del video subito la parola iniziali, ma apparivano in diversi minuti, per proprio un istante, solo le lettere che componevano la parola iniziali, quindi I, N, I, Z e così via. E la cosa bella è che non apparivano neanche scritte esplicitamente. O meglio, alcune sì, ma altre invece apparivano o scritte in codice binario o in codice Morse. Quindi, oltre a dover notare queste lettere, bisognava anche decifrarle. In realtà l'apparizione di queste lettere seguiva uno schema piuttosto logico. Molti pensavano che fossero completamente a caso, in realtà appunto uno schema c'era. Infatti le prime quattro lettere apparivano ogni volta che io riuscivo a risolvere il cubo di Rubik in modo magico. E questa era una perfetta misdirection, perché ogni volta che il cubo veniva risolto, dalla parte opposta dello schermo appariva appunto una lettera. Mentre le ultime lettere della parola iniziale apparivano sempre quando io mi chinavo a prendere qualcosa, magari un altro oggetto come cubo o carte, e soprattutto il codice Morse appariva sempre sulla mia felpa. Quindi sì, in realtà c'era uno schema logico, a parte per una lettera, ovvero l'ultima, che appariva completamente a caso, ma era forse la meno importante perché una volta che avevate già decifrato inizial, trovare solo la I finale, oltre a essere intuitivo finire la parola in quel modo, potevate anche trovarla perché ormai sapevate che ogni tanto appunto apparivano delle lettere durante il video. Oltre a questo indizio, che comunque era abbastanza difficile perché richiedeva del tempo per andare a trovarlo, c'era un altro indizio scritto nella descrizione che invece era molto più esplicito, nel senso che era scritto così nella descrizione, però ovviamente anche quello andava interpretato. Infatti, in fondo alla descrizione c'era una sequenza di 6 numeri che finiva poi con un pallino. Tantissimi di voi si sono accorti subito di questa sequenza di numeri, ma non avevano idea di cosa volessero dire. Anche perché io ho detto subito una cosa, ovvero che il primo codice era un codice completamente alfabetico, il secondo codice un codice completamente numerico. Quindi tutte le persone hanno pensato che quei numeri si riferissero al secondo codice, ovvero a quello numerico. In realtà quei numeri non c'entravano col codice numerico, ma c'entravano solo con il codice alfabetico. Infatti il secondo giorno io ho detto che il secondo codice si poteva trovare semplicemente ascoltando il video. Questo è stato un grosso aiuto perché voleva dire che tutte le cose che apparivano sullo schermo, che comunque erano scritte intorno al video, si riferivano tutte al primo codice. Infatti quei numeri si riferivano al primo codice e non avevano a caso un pallino scritto alla fine. Il pallino in alto, oltre a poter simboleggiare il simbolo di gradi, che in questo caso non aveva senso, simboleggia anche l'ordinalità dei numeri. Cioè, se io devo scrivere, ad esempio, sono arrivato al primo posto, se non lo scrivo a parole, scrivo 1 col pallino sopra. Quindi quelle in realtà erano posizioni. Quindi a questo punto sapevate che dovevate cercare le iniziali di qualcosa e sapevate anche le posizioni delle parole da cui prendere le iniziali. Questi due indizi si collegavano a una cosa che nel video veniva data completamente per scontata. O meglio, non ci si dava per niente peso. Ed è qui che ci si ricollega all'indizio che ho dato esplicitamente all'inizio, ovvero non dare nulla per scontato. Infatti, il video
iniziava con una frase bianco su nero dove c'era scritto di guardare prima il video dell'enigma impossibile prima appunto di continuare con quel video, perché ovviamente se una persona arrivava lì a vedere subito quel video e non sapeva come funzionasse, guardandolo non avrebbe capito nulla. E quindi quell'introduzione nella testa delle persone serviva semplicemente per reindirizzare le persone a vedere prima il video spiegazione. In realtà quell'introduzione era fondamentale, infatti erano proprio quelle le scritte da cui bisognava prendere le iniziali delle parole in certe posizioni, ovvero le posizioni che erano scritte in descrizione. Facendo questa cosa, la parola che veniva fuori era velo di. Il codice però non era completo, perché un altro indizio che avevo dato è che appunto il primo codice era formato da tre parole e una di queste era una preposizione. Quindi la prima parola era velo, la seconda era di, la preposizione, e mancava solo qualcosa. Per trovare l'ultima parola, oltre al fatto che volendo potevate cercare su internet velo di e vedere i risultati che uscivano e dopo provare a caso se magari era appunto quella la parola giusta, c'era ovviamente un metodo logico per trovarla. Infatti nei tag del video c'erano inserite delle parole che andavano a formare una frase che dava un altro indizio. E in pratica lo schema logico che c'è in quei tag è che in pratica vengono scritte prima tre parole di un determinato argomento, tipo cubo, cube, rubik, e poi due parole che non c'entrano niente e che sembrano l'inizio di una frase. Poi dopo scrivo altre tre parole che c'entrano con loro, quindi carte, cards, aureas. Ora sto andando a memoria, non mi ricordo le parole esatte. E poi c'è scritto commento è là. Quindi altre parole che non c'entrano nulla con quelle prima, ma che continuano la frase in mezzo. Vi assicuro che comunque era molto evidente la frase in mezzo, infatti non c'era bisogno di fare questi collegamenti logici con parole che prima vogliono dire una cosa e poi che non vogliono più dire niente. Infatti la frase diceva che il primo commento conteneva la parte finale del primo codice. Quindi con questi indizi in mano avevamo velo di, ci mancava appunto l'ultima parte e questa si trovava nel primo commento che ho scritto sotto quel video. Nel primo commento non c'era scritto esplicitamente appunto la parte finale del codice, ma c'era della strana punteggiatura. Infatti molti di voi si sono accorti che quando andavo a fare l'elenco puntato delle regole, ogni tanto iniziava con un trattino e ogni tanto iniziava con un punto. Questo chiaramente era illogico, perché ovviamente era bruttissimo da vedere un elenco con prima un trattino, poi uno spazio, poi un punto, e molte persone se ne sono rese conto, perché ovviamente se ho pensato così tanto a fare un enigma tutto fatto bene, non aveva tanto senso che nel scrivere le regole avessi fatto così tanta confusione, avessi fatto una cosa così poco ordinata. E infatti se andavate a mettere insieme le linee e i punti che apparivano in questa descrizione, veniva fuori scritto ovviamente in codice Morse, che è composto appunto da linee e da punti, la parola Maya. E tra l'altro il codice Morse nel commento richiamava anche il fatto che nel video avessi usato il codice Morse per farvi capire la parola iniziali. Quindi diciamo che uno era già nell'ottica di idee che poteva esserci quel linguaggio ancora da qualche parte. Quindi il primo codice si costruiva così e veniva velo di Maya, scritto tutto attaccato in minuscolo. Ovviamente avevo detto che le parole dovevano essere scritte in minuscolo e tutte attaccate. Mi sono stupito come molti non avessero idea di cosa fosse il velo di Maya. Al di là del fatto che in effetti si studia in filosofia a scuola e molti di voi magari sono più piccoli oppure hanno fatto degli istituti professionali dove non si fa filosofia, o molto banalmente sono grandi e non si ricordano più della filosofia studiata alle superiori. Il velo di Maya, oltre a essere un concetto della religione induista, di cui a me non interessa niente, infatti non volevo andare a parlare su questo, è anche un concetto filosofico di Schopenhauer. Schopenhauer è un noto filosofo, sono sicuro che molti di voi l'avranno già sentito, e appunto elaborò questo concetto, ovvero del velo di Maya, che ora non vi sto a spiegare perché ci sarebbe davvero tanto da parlare, se volete informarvi potete andare su Wikipedia, però per farla breve, in pratica l'uomo non è in grado di conoscere tramite l'esperienza quello che è il vero mondo, ma si basa solo sulla sensibilità e quindi quello che vede. Ma appunto questo non è il vero mondo, perché in realtà il vero mondo, quello che per noi è inconoscibile, è coperto appunto dal velo di Maya. Per farla ancora più breve, la realtà è un'illusione. Bene, quindi tutta questa spiegazione serviva per trovare il primo codice e mi sono stupito perché ci sono arrivati davvero tanti di voi, quindi nonostante fosse un po' contorto trovarlo, siete stati davvero bravissimi. Ora mancava solo il secondo codice. Sapevate che era un codice numerico e che si trovava solo ascoltando il video, quindi avevate davvero pochi indizi, ma soprattutto poche cose in cui cercare. E non appena ho dato un nuovo indizio alle 14 del terzo giorno, avete proprio 30 secondi dopo indovinato il codice. Infatti quel giorno ho detto che il secondo codice cambiava ogni giorno. E cos'è che cambia ogni giorno per definizione? Ovviamente la data. Molti di voi avevano capito che il secondo codice si riferisse a una data. Questa cosa come si faceva a capire? Semplicemente appunto ascoltando il video, a un certo punto del video, verso la fine, io parlo con la mia ragazza che è dietro la videocamera. Finisco in pratica di fare una routine col cubo, non so più che effetti fare e allora dico: hai mica degli altri suggerimenti?
E lei mi dice: no, però andiamo che si sta facendo tardi. E io dico: eh sì, è vero, è già buio. E tra l'altro dovete sapere che sto facendo questo video il giorno prima di fare uscire il video dell'enigma. E dico esplicitamente, facendo finta di chiedere alla mia ragazza, che giorno è oggi. E poi faccio finta di sbagliarmi dicendo 16 febbraio. La mia ragazza mi corregge dicendo 16 marzo. E io dico: grazie per il suggerimento. Questo, tutto questo vi doveva far capire, e ad alcuni appunto l'ha fatto capire, che appunto chiedere che giorno fosse oggi era proprio una domanda esplicita ed era appunto un suggerimento, perché poco dopo dicevo grazie per il suggerimento. E ancora una volta si torna a non dare nulla per scontato. E ovviamente, siccome vi avevo già detto che il secondo codice si trovava semplicemente ascoltando il video, l'unica parte che suonava un po' strano e dove appunto usavo ben due volte la parola suggerimento era quella parte lì. Comunque, a parte tutto questo, finalmente sono riuscito a spiegarvi come si trovava la soluzione. Ammetto che in effetti non era così tanto facile, ma siete stati bravissimi, quindi alla fine sono contento di aver alzato un po' il livello rispetto allo scorso enigma, perché così ci avete lavorato di più e forse vi siete anche divertiti un po' di più. Ma finalmente vi voglio dire chi è il vincitore di questo enigma. Vi ricordo che il vincitore è solo il primo, quindi la prima persona che è riuscita ad inserire entrambi i codici giusti. In realtà le prime 5 persone hanno inserito il codice praticamente contemporaneamente, infatti mi è dispiaciuto tantissimo, però ovviamente devo andare in ordine cronologico, anche se di pochi secondi. Parto dal quinto perché voglio citarvi, perché siete stati davvero bravi. Il quinto, ovviamente citando il nome utente, si chiama Bidwest, quindi complimenti. Dal nome non posso capire se sei un ragazzo o una ragazza, comunque complimenti. Il quarto invece, e tra l'altro questo ragazzo lo conosco, si chiama Esperienze Magiche, penso che tra l'altro sia il nome del suo canale YouTube, comunque è stato quarto, davvero di pochissimo. Il terzo invece si chiama Giorgioschi, quindi complimenti anche a te, sei stato velocissimo. Il secondo invece, e tra l'altro dovete sapere di davvero pochissimo, quindi per poco non è riuscito ad essere primo, si chiama invece Simone, aka Shadow. Quindi complimenti, guarda, mi dispiace tantissimo perché penso siano passati davvero 30 secondi dal primo e dal secondo, quindi era proprio una questione di tempo. Ah, vi ricordo che sono passati così pochi secondi da uno all'altro perché appena ho dato il nuovo indizio, tutti quelli che erano lì lì per arrivarci ci sono subito arrivati leggendo quell'indizio, quindi in pratica è stata una gara a chi lo scriveva più velocemente. E il primo classificato è davvero complimenti perché sei stato rapidissimo, una roba del tipo che 20 secondi dopo che avevo scritto l'ultimo indizio tu hai subito indovinato, quindi complimenti a Loris, il primo classificato. Detto questo ragazzi, io voglio fare i complimenti a tutte le persone, sia chi è riuscito ad arrivare alla soluzione, sia chi invece ci ha lavorato, si è impegnato tanto, magari non è riuscito, ci è andato comunque molto vicino. Complimenti davvero a tutti quanti, grazie a tutti quanti. Il giorno in cui c'è stato il vincitore, in realtà sono state ben 17 le persone a, durante la giornata, a scrivere i codici giusti, quindi vuol dire che tanti di voi erano lì vicini e gli è bastato appunto un indizio in più per poter arrivare alla soluzione, quindi davvero bravissimi. Io sinceramente non vedo l'ora di fare un altro enigma di questo tipo, sicuramente passerà un po', sia per farvi un po' riposare sia per cercare di non cadere nel banale di fare sempre degli enigmi che siano ben pensati. Comunque, come vi ho già detto, se volete altri enigmi di questo tipo lasciate un mi piace al video e soprattutto scrivetemelo nei commenti. Io voglio ringraziarvi un'ultima volta tutti quanti, fare i complimenti ovviamente al vincitore e a tutte le persone che per pochissimo non sono riuscite a vincere, e direi che ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!